Buonasera a tutti, sono Gabriele Pinto, vicepresidente del Corpi Commons, che è un'associazione diciamo, per ragazzi giovani adulti disabili nel nostro territorio e praticamente ragionando con Giacomelli e altre persone, essendo uno dei punti salienti diciamo, della mancanza delle nostre leggi, quella di non consentire diciamo, l'accessibilità e la visitabilità degli stabilimenti delle persone diciamo, con disabilità, abbiamo messo giù una lettera che abbiamo indirizzato ad Alfonso Sabella come assessore alla legalità, trasparenza, eccetera, eccetera, al presidente della Regione Lazio, un evidente competenza che poc'anzi è stata accennata, e anche al Ministero della Salute, perché sono problematiche che afferiscono al benessere dei cittadini. Ve la leggo due minuti così insomma, possiamo chiaramente capire il contenuto e dove si vuole andare diciamo, ad incidere. Oggetto: barriere architettoniche, accessibilità e visitabilità degli stabilimenti balneari. Egregio dottor Sabella, il mare e le spiagge di Ostia sono un patrimonio di tutti i cittadini e dei turisti che scelgono di visitare Roma e con essa anche il suo litorale. Sottolineiamo di tutti i cittadini e dei turisti perché devono essere ricomprese le persone che hanno una disabilità. La legge 104/92 attraverso l'articolo 24 precisa: l'integrazione sociale della persona handicappata passa anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Per rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità, il sindaco deve verificare che nel progetto siano state rispettate le regole sull'eliminazione delle barriere architettoniche. In caso di mancato rispetto delle norme sull'accessibilità, le opere realizzate negli edifici pubblici e aperti al pubblico vengono considerate inabitabili e inagibili. Previste sanzioni per il progettista, per il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità e per il collaudatore. Esempi classici di barriere architettonica sono scalini, porte strette, pendenze eccessive, spazi ridotti, ma esistono anche altri casi di barriere meno evidenti, come parapetti pieni che impediscono la visibilità a una persona su sedia a ruote, i banconi del bar troppo alti, il fondo sabbioso, eccetera. La legge 104/92 pone l'accento anche sull'importanza di rimuovere ostacoli nelle attività sportive, turistiche e ricreative, qui andiamo un po' al nocciolo, e difatti le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione e i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 14 giugno 89, numero 236. E all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate. Quindi la visibilità per persone con ridotta e impedita capacità motoria e sensoriale consiste nella possibilità di accedere agli spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione di svolta ed almeno un servizio igienico in ogni unità immobiliare. Quindi qui stiamo parlando che si sta una situazione di mobilità ridotta con sedie a ruote eccetera eccetera, deve poter usufruire del bar, di servizi igienici, ma anche accedere alla spiaggia. Adesso andiamo un pochino nel dettaglio. Lo stesso articolo 23 poi segnala che chiunque nell'esercizio delle attività di quell'articolo 5 primo comma, tuttora vigente, perché è una legge che definisce i principi fondamentali in materia di turismo e di industria alberghiera, chiunque discrimini le persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 10 milioni e con la chiusura dell'esercizio da 1 a 6 mesi. A Ostia le spiagge sono sprovviste di piattaforme dove poter sostare con la carrozzina sull'arenile e più delle volte non esiste una passerella d'accesso che conduca al mare, tale da consentire alla persona con disabilità di poter fare il bagno autonomamente, ed inoltre le semplici attrezzature per consentire l'accesso in acqua, le cosiddette job, chiamo bagna, sono quasi del tutto assenti. Di fatto l'accesso all'arenile e al mare è pressoché precluso nella totalità dei casi.
Quanto premesso è volta ad evidenziare non solo la distanza tra le previsioni legislative ormai pluridecennali e la realtà, ma anche l'assenza di controlli sulle concessioni demaniali circa l'accessibilità e la visitabilità, nonché l'assenza di provvedimenti di ripristino della legalità. Conosciamo quale impegno lei, indirizzato sicuramente a Sabella, sta mettendo in atto per riportare questo territorio a un livello accettabile di rispetto delle leggi. Ciò non può prescindere dalla difesa dei diritti delle persone con disabilità e coincide con quello di altri cittadini in condizioni di fragilità come gli anziani che spesso soffrono di una mobilità ridotta. Certo, il suo impegno a tenere in conto il diritto di assicurare a tutti il godimento del litorale romano ci rimettiamo a disposizione per ogni necessità. Ecco, con questa legge abbiamo voluto mettere una boccetta nell'orecchio di Sabella per evidenziare un altro aspetto, diciamo, di illegalità che colpisce la percentuale importante della popolazione e che poi è suscettibile anche di revoca della concessione o di non rinnovo. E l'altro aspetto di questa lettera che noi parliamo non del mare di Ostia, ma del mare di tutti i cittadini di Roma, di turisti che vengono a visitare questa è la nostra città. Quando l'ha inviata questa lettera? Questa qui è stata inviata il 16 settembre, non c'è stata ancora risposta, per cui mandargliene un'altra. Si potrebbe riaggiornare o non so, molti anni. Ma che proprio momento no, oppure possiamo anche collegare con un filmato perché appunto c'è stata una persona qua ha avuto un grave problema di accessibilità a causa di una persona disabile comunque che voleva mandare a Sabella anche il procuratore di Roma siccome è una persona che ricopre una carica istituzionale non è un documento pubblico ma voleva inviarlo per privatamente al procuratore che oggi è magari può essere possiamo andare insieme perché non sta la riprendiamo, la riprendiamo e come diciamo la riforma e portarla avanti. Non so se conviene farla diventare anche una lettera aperta, insomma dare un po' pubblicizzare la giusta. Noi abbiamo come ragione nuova, abbiamo fatto un ricorso a Bruxelles anche per questo. Cioè, però, è un argomento, una cosa che non